Per me è veramente una fonte di grande piacere e anche di grande soddisfazione avere qua vicino a me Marco Celentano. È stato per me una figura importante. Io ho preso qualche anno fa, un po' anziano, un dottorato di ricerca in epistemologia e lui era il mio relatore di tesi, quindi è nata da lì la nostra amicizia. Una piccola storia personale che volevo però far menzione. Lui dirige una bellissima scuola di alta formazione in filosofia, etica e etologia. Quest'anno sono 10 anni che organizza questi incontri interdisciplinari di cui io ho avuto testimonianza l'anno scorso per la prima volta. E quest'anno è il 10° anno e voglio proprio annunciarvelo qui perché è veramente interessantissimo. Quest'anno il tema è il comportamento motore dell'evoluzione verso una sintesi post-genecentrica e post-antropocentrica. In sostanza si studierà il comportamento animale in vari ambiti per vedere come gli animali interagiscono, comunicano le conoscenze fra di loro e quindi manifestano una grande intelligenza. Dal 20 al 22 di novembre a Cassino, presso l'Università di Cassino, il corso è gratuito, è un po' lontano purtroppo, io ci andrò. Ma mi rendo conto che è un po' complicato, ma forse, chissà, l'anno prossimo qualcuno di questi interventi tornerà qua, come quest'anno. Perché quest'anno lui è venuto insieme a Gentili e Rodolfo ed erano entrambi relatori l'anno scorso, quindi se tutto andrà bene io mi auguro che si possa ripresentare l'occasione di tornare a parlare di comportamento dell'evoluzione. Due paroline velocissime e poi lascio la parola a Marco. L'altra volta Rodolfo Gentili ha parlato dell'intelligenza delle piante e ci ha fatto vedere con grande, come dire, profondità e anche interesse che cosa le piante possono fare fra di loro, comunicare e scambiarsi informazioni. Oggi il discorso si sposta agli animali e come vedrete per moltissimo tempo abbiamo negato che gli animali avessero intelligenza, che avessero una capacità cognitiva. Mi piace ricordare due filosofi che molto prima di Cora Lawrence avevano già intuito che gli animali erano tutt'altro che privi di intelligenza. Uno è Michel de Montaigne, che nei saggi scrive: perché attribuiamo a non so quale inclinazione naturale bassa le opere che superano tutto quello che noi possiamo per natura e per arte? Gli animali, dice, constatiamo ovviamente nella maggior parte dei casi, nelle loro opere, quanta superiorità abbiano gli animali su di noi e quanta la nostra arte sia insufficiente a imitarli. E David Hume nel trattato sulla natura umana disse chiaramente una cosa ancora più chiara che adesso vi dico e poi lascio la parola, perché Hume scrive quanto segue: è ridicolo negare una verità evidente, così come affaticarsi troppo a difenderla. Nessuna verità sembra a me più evidente di quella che le bestie sono dotate di pensiero e di ragione al pari degli uomini. E poi dice: noi siamo coscienti nell'adattare i mezzi al fine di essere guidati dalla ragione e da uno scopo. E anche gli animali hanno ragioni e scopi, si comportano secondo degli obiettivi, hanno degli obiettivi, hanno degli scopi e li perseguono in maniera funzionale. Quindi quello iato, quel gap fra la mente umana e la mente degli animali non è così grande come per secoli si è pensato. E adesso Marco Celentano ci illustrerà meglio questo processo difficile di accettazione della nostra comunanza con tutte le altre creature, come anche di intelligenza. Buonasera a tutti, desidero innanzitutto ringraziare Massimo De Bernardi, oltre che per questa introduzione che ha fatto da tramite tra me e la Fondazione Farragiana, e desidero appunto ringraziare la Fondazione per questo invito e per l'ospitalità e tutti voi naturalmente per la vostra presenza. Parleremo, come Massimo già vi preannunciava, di un tema che in fondo di cui si discute in fondo da pochi decenni, cioè di culture animali, di culture quindi e della loro diffusione anche presso altre specie animali, diversamente da come si è sempre pensato, ma da come tradizionalmente si è pensato, definendo l'uomo appunto come l'animale culturale, sottintendendo il solo animale culturale. Quindi nella prima parte di questa relazione ricostruiremo appunto alcune tappe di quel percorso molto tortuoso che ha condotto le scienze occidentali,
prima a una lunghissima rimozione di qualcosa che pure abbiamo da sempre sotto gli occhi, appunto, l'intelligenza degli altri animali, la loro capacità di comunicare in maniera complessa, l'esistenza di tradizioni culturali anche presso altre specie. E poi, appunto, a quella tardiva ma pur sempre rivoluzionaria riscoperta di questa emotività e intelligenza degli animali non umani. Quindi presenteremo i risultati di alcuni, naturalmente soltanto di alcuni inevitabilmente, ma fra gli studi più importanti, più significativi che dagli anni 60 a oggi hanno documentato appunto la scoperta e l'osservazione delle culture animali. E affiancheremo sempre a questi dati dei dati che invece riguardano l'alto rischio di estinzione a cui molti di questi animali culturali sono esposti, così come tante altre specie animali sono oggi esposte. E quindi useremo appunto il concetto di animale culturale in un'accezione critica, cioè tenendo conto del fatto che, lungi da indicare una caratteristica esclusiva dell'uomo, questa dizione va estesa a, come oggi sappiamo, con insomma documentazione molto ampia, a gran parte dei mammiferi e degli uccelli, ma anche ad altre specie animali. Per esempio, sono alcuni decenni che si sviluppano studi sulle tradizioni culturali differenziate nei pesci, animali no, che tradizionalmente invece venivano considerati cognitivamente inferiori. E nel richiamarmi a questa accezione critica del concetto di animale culturale, mi è sembrato doveroso un richiamo, un omaggio a Danilo Mainardi, che è stato uno dei più importanti etologi italiani, che è scomparso, come sapete, probabilmente pochi mesi fa, il quale già nel 1975, cioè con un notevole anticipo anche rispetto agli sviluppi internazionali del dibattito, pubblicò questo libro, L'animale culturale, in cui appunto investigava l'esistenza di tradizioni culturali in altre specie animali. Partiamo invece, per poi arrivare molto rapidamente ai nostri tempi, alla modernità, ma mi piace partire da questo richiamo veramente remoto. Cioè, siamo nel V secolo a.C., quando Democrito dice: noi siamo stati discepoli delle bestie nelle arti più importanti, del ragno nel tessere e nell'ammendare, della rondine nel costruire le case, degli uccelli canterini, del cigno e dell'usignolo nel campo, con l'imitazione. Quindi la consapevolezza, diciamo così, che molto di ciò che poi ha caratterizzato le culture animali fosse già patrimonio di altre specie. Ma già nel IV secolo Aristotele, per esempio, introduceva una netta separazione fra l'uomo e gli altri animali, considerando l'uomo superiore a tutte le altre creature perché avrebbe una parte razionale che essi non avrebbero, con la quale può controllare gli appetiti, le inclinazioni, gli istinti. E Aristotele immediatamente recava pure una conseguenza etica, cioè a suo avviso in virtù di questa superiorità è anche giusto e naturale che l'uomo domini gli altri animali, li usi esattamente come strumenti animati. E sappiamo bene che poi da questa gerarchia tra uomo e animale derivavano anche tutte le gerarchie interne alla specie umana, che già Aristotele in alcune sue opere fondamentali istituisce, ma che poi ritroveremo riproposte anche in tutte le fasi culturali successive. Quindi una dicotomia, diciamo così, tra creature che per natura sarebbero portate al comando e fra creature che per natura sarebbero portate invece alla sottomissione e all'obbedienza. Quindi dal lato del comando troviamo naturalmente l'uomo rispetto all'animale, il maschio rispetto alla donna, il libero rispetto allo schiavo, che pure lui come le donne e come gli animali per esso è uno strumento animato, è per natura portato ad essere strumento. E ancora naturalmente il nobile contro il greco, il nobile contro il plebeo, poi il greco rispetto al barbaro, l'adulto rispetto al bambino. Però Aristotele una cosa almeno ce l'aveva molto chiara, ed è una cosa che invece, come sappiamo, inizia a essere negata, cancellata, rimossa proprio con l'avvento della scienza moderna, proprio a partire dal 1600 e sostanzialmente dal cartesianesimo. Cioè Aristotele diceva: la vita sensitiva è comune al cavallo, al bue, a ogni animale. Cioè ogni animale ha sensazioni, emozioni in qualche misura simili alle nostre. Fa da spartiacque da questo punto di vista su questo tema
il discorso sul metodo di Cartesio del 1637 e in particolare il quinto capitolo che lui intitola Differenza fra l'anima umana e quella dei bruti, quindi appunto degli altri animali. Sarà poi un altro filosofo, una settantina d'anni dopo, Malebranche, a formalizzare quell'approccio che Cartesio aveva introdotto, secondo il quale gli animali non sentono semplicemente, non pensano e non sentono perché sono una sorta di macchine, Malebranche diceva, prive di anima e perciò del tutto incapaci di percezione. Del resto sappiamo che secondo il cartesianismo anche il corpo umano stesso è una macchina e può, invece il nostro aspetto sensitivo, sensorio, eccetera, deriva dalla res cogitans, che sarebbe qualcosa di separato e indipendente dal corpo. Che conseguenze pratiche aveva già allora questo tipo di approccio? Ne aveva di notevoli, cioè nel senso che dava libero sfogo, libero sviluppo a tutta una serie di pratiche che andavano dalle pratiche di ricerca scientifica di allora alle prime pratiche zootecniche, quindi al trattamento degli animali nell'ambito lavorativo. Per esempio qui abbiamo una citazione da Nicolas Fontaine che parla di questi esperimenti che, diciamo così, gli studiosi di orientamento cartesiano facevano nel seminario giansenista di Port-Royal, e parla per esempio di cani, come vedete qui, inchiodati vivisezionati per studiare per esempio la circolazione, non a caso insomma in quegli anni con armi si arriva poi per esempio a una ricostruzione scientifica del processo della circolazione sanguigna, anche attraverso, cioè, diciamo così che la nostra scienza ha questa matrice crudele, è attraverso la tortura dei corpi che si è andato a scoprire e a conoscere molte cose. Non è la sola ovviamente matrice, ma è una delle matrici che la nostra scienza si porta in mente. Quali erano invece le conseguenze dal punto di vista teorico? Quando si vanno a sposare alcuni presupposti cartesiani e l'avvio della scienza sperimentale, quindi dal 1600 in poi, si afferma da un lato una concezione meccanicistica del corpo e del comportamento degli animali, per cui sono appunto, come dicevamo, in qualche modo macchine. Dall'altro lato una concezione antropocentrica e logocentrica, dirò tra poco che significa delle attività conoscitive, del pensiero e dell'intelligenza. Infine, appunto, come accennavo, una metodologia delle scienze della vita che sostanzialmente consente di conoscere il vivente solo uccidendolo, solo torturandolo, solo si studia il corpo morto, molto più del corpo vivente. Che intendo quando parlo di impostazione logocentrica? Intendo un'impostazione secondo la quale pensiero, intelligenza, conoscenza si manifestano solo attraverso il linguaggio verbale e concettuale umano. Perciò negli esseri in cui un tale linguaggio non si manifesta bisogna supporre l'assenza di pensiero, di intelligenza e di conoscenza. Ed è una concezione che troviamo appunto in maniera emblematica per esempio in Cartesio, in Malebranche, come dicevamo, ma in qualche modo va avanti fino al XX secolo e non è raro trovare ancora oggi studiosi che si attestano su posizioni simili, nonostante insomma ampie smentite, qualcuna delle quali sarà citata nel corso del nostro discorso. Allora, quando è che incomincia a iniziare una nuova fase di studi, un nuovo approccio a queste problematiche? Negli anni 60 del Novecento. E parleremo innanzitutto di una nuova fase di studi che, almeno a mio avviso, resta nell'ottica tradizionale come impostazione, cioè quindi un'ottica antropocentrica, logocentrica, perché? Perché parte dal presupposto di misurare l'intelligenza degli animali, in questo caso dei primati, assumendo come parametro la loro capacità di assimilare il linguaggio verbale umano. Se ci riescono sono intelligenti, se non ci riescono non lo sono. E tuttavia vedremo che questi studi, poiché usavano delle tecniche diverse da quelle tradizionali, portarono comunque a scoperte sorprendenti. Quali erano le nuove tecniche? Erano innanzitutto quelle che consistevano nell'insegnare allo scimpanzé il linguaggio dei segni, il linguaggio usato in questo caso dai sordomuti negli Stati Uniti. Precedentemente si era fatto dei tentativi di farli proprio parlare, cioè di fargli usare la voce, senza rendersi conto che insomma il loro apparato fonatorio non consente alcuni tipi di articolazioni sonore e quindi era una via perdente, insomma. Dopo molti fallimenti di questo tipo di esperimenti ci si avviò invece in questa direzione. E furono due studiosi, in particolare
Beatrice, Allen e Beatrice Gardner, che per primi iniziano questo tipo di sperimentazione con una giovane scimpanzé chiamata Washo, la quale poi sarà affidata per sua fortuna a un giovane studioso, Roger Fuchs, che praticamente lotterà per decenni per portare, per darle una, dare a lei e poi a un'altra comunità di scimpanzé che nel frattempo si va formando intorno a lei delle condizioni dignitose di vita. E vedremo che Washo, cioè vedremo, accenderemo al fatto che Washo riesce a imparare circa 250 segni, quindi segni che corrispondono a parole, a comporre con esse frasi dotate di senso e soprattutto a un certo punto inizierà ad insegnare, senza che neanche i ricercatori lo sapessero, cioè lo scopriranno a cose fatte, questo linguaggio a uno giovane scimpanzé che aveva adottato. Quindi inizia una linea di trasmissione indipendente dall'uomo di questo linguaggio tra scimpanzé. Questo è un ritratto di Washo che è morta nel 2007. Da quel momento in poi si moltiplicano questo tipo di esperimenti e vengono compiuti con tutte le scimmie antropomorfe, quindi con scimpanzé, con bonobo, con gorilla e con orang. In tutti questi casi porta a risultati positivi, cioè questi animali riescono ad assimilare questi linguaggi. Le tecniche usate sono varie, non solo il linguaggio dei segni, altri usano simboli di plastica, in altri casi questi scimpanzé imparano a usare delle tastiere di computer con dei simboli che proiettano dei simboli, eccetera, eccetera. Voglio ricordare il caso, uno dei più famosi, insomma, di Coco, ancora vivente, una giovane gorilla che è stata addestrata all'uso dei segni da Francine Patterson e che ha mostrato quasi subito, cioè dopo pochissimi mesi, un uso creativo, un uso sicuramente non meccanico, no, di quanto imparava, perché comincia ad associare parole, quando si trova di fronte a un oggetto che non conosce, associa due parole che conosce per cercare di dargli un nome. Gli esempi che ho portato, appunto, bottiglia fiammifero per un accendino, bambino elefante per un pinocchio di legno, occhi cappello per una maschera. Chi voglia, io non l'ho portato perché non avremmo avuto il tempo di vederlo, ma può andare a questo indirizzo e vedere questo filmato, che è incredibile, perché è un filmato in cui vediamo prima Coco con questo gattino con cui aveva stretto un'amicizia molto forte, quindi il loro giocare, l'incredibile delicatezza di questa scimmia enorme nei confronti di questo gattino. E poi il momento in cui Francine Patterson, con il linguaggio dei segni, comunica a Coco che il gatto è morto, è stato investito dalla macchina, è morto. E si vede chiaramente la reazione espressa sia mimicamente sia col linguaggio dei segni di Coco. Lei si avvicina la mano agli occhi, quindi esegue un segno che è come se indicasse proprio la lacrima, il segno dell'essere triste, del piangere, dice più volte la parola bad, fa il segno della parola bad, quindi essere male, triste, cattivo, insomma sono i... infine poi cade in una sorta di apatia e non si scuote neanche quando Francine Patterson le annuncia che avrà un nuovo gattino, che le sarà portato un nuovo gattino. E infine nella coda del filmato sentite le urla strazianti che la sera poi Coco emette quando si è ritirata nella sua tana per esprimere appunto il dolore di questa perdita. Qualche altro esempio riguardante scimmie antropomorfe e riguardante tutte quelle caratteristiche che tradizionalmente abbiamo attribuito solo all'uomo e non ad altri animali. Per esempio la capacità di mentire o di dissimulare, oppure la capacità di progettare e cooperare nel lavoro più individui insieme. L'episodio appunto è tratto dal libro di Roger Fuchs, in cui lui parla di questa comunità di scimpanzé che si era creata intorno a Washo e che lui poi è riuscito finalmente a portare in una sorta di isola, insomma, dove hanno vissuto finalmente in libertà. Il loro metodo era piuttosto sistematico. Stiamo parlando, come avete visto nel titolo, di un tentativo di fuga da questo recinto, da questa zona che comunque era recintata. Uno degli scimpanzé cominciava a torcere il pezzo finale, sporgente, della pesante rete che circondava la colonia principale.
Quando il primo si stancava lo sostituiva un altro. Questa operazione continuava per giorni fin quando il pezzo di rete cedeva a causa dell'usura del metallo e gli scimpanzé potevano aprire completamente la rete metallica che fungeva da recinto. La cosa più interessante è che riuscivano a non farsi scoprire. Noi non li vedevamo mai lavorare con la rete perché non appena uno di noi entrava sospendevano l'opera. Riuscimmo a cogliere in flagrante solo spiandoli dall'esterno attraverso una finestra. Quindi abbiamo visto come quasi suo malgrado, diciamo così, nella seconda metà del XX secolo, una psicologia comparata che era basata ancora su pregiudizi millenari nei confronti degli altri animali, secondo i quali appunto l'uomo è l'unico essere che pensa, che conosce, che progetta, che realizza questi progetti attraverso la cooperazione con altri, l'unico che sviluppa legami affettivi profondi anche con individui che non sono suoi parenti e così via, l'unico che inventa delle determinate cose. Diciamo che questo tipo di psicologia arriva a falsificare i propri stessi presupposti, cioè a dimostrare la falsità dei propri stessi presupposti. E tuttavia, come vi dicevo, resta questo tipo di approccio, di esperimento, secondo me resta in un approccio del tutto tradizionale, innanzitutto perché implica una metodologia di osservazione e coercitiva, cioè parliamo di animali prigionieri in laboratorio e osservati appunto non nel loro ambiente naturale ma in questo tipo di ambiente. Nel contempo, dagli anni 30 in poi, come sappiamo, aveva cominciato a svilupparsi l'etologia comparata, quindi una metodologia di studio del comportamento che al contrario si basava principalmente sull'osservazione degli animali nel loro ambiente naturale e sul tentativo di studiarli con metodologie che siano meno invasive possibili. E proprio lo sviluppo dell'etologia ha portato poi all'inizio degli anni 60 alla scoperta appunto di qualcosa che fino allora sostanzialmente era insospettata e insospettabile, cioè l'esistenza delle culture animali, di tradizioni culturali differenziate all'interno di una stessa specie in moltissime specie animali. Più tardi, come vi ho detto, parleremo invece dei rischi di estinzione a cui molti di questi animali sono esposti. E imposteremo il discorso delle culture animali distinguendole, è una distinzione fra le altre possibili, insomma a me è parsa suggestiva, in questo modo, cioè facendo riferimento ai quattro elementi, no? Quindi parleremo di culture terricole e arboricole, di culture dell'acqua, di culture dell'aria, e non parleremo in realtà di culture del fuoco, intendendo per culture del fuoco le culture umane, a cui certamente insomma non faremo in tempo a... Però vedremo qualche paragone magari. E dunque partiamo appunto da culture terricole e arboricole, innanzitutto dalla scoperta dell'esistenza di tradizioni culturali nei primati non umani. Sono sostanzialmente due i filoni di studio e di ricerca che portano a questa scoperta. Uno è quello portato avanti a partire dal 1960-61 da Jane Goodall, che oggi poi è, come sapete, non solo una delle etologhe, delle studiose, delle primatologhe più famose al mondo, ma anche una delle attiviste insomma, nella lotta per preservare gli ambienti naturali e gli animali selvatici e anche per aiutare tante popolazioni umane, in particolare africane. Ha fondato l'istituto Jane Goodall, che ha almeno una trentina di sedi sparse in tutto il mondo. E lei appunto all'inizio degli anni 60 va in Tanzania a studiare sul campo gli scimpanzé nel loro ambiente naturale. L'altro studio è quello di questi tre etologi giapponesi, Tani, Kamamura e Kawai, che sono discepoli di Manishi, cioè di uno dei più grandi studiosi del comportamento giapponesi, i quali invece si recano all'isola di Koshima, dove ci sono i macachi, vivono dei macachi dalla coda lanosa, studieranno questa comunità di macachi e faranno delle scoperte sorprendenti.
È in quel periodo che comincia a nascere anche, come accennavamo, una consapevolezza maggiore, sia negli studiosi ma anche in un pubblico più ampio, della situazione catastrofica che riguarda gli ambienti naturali e gli animali che ci vivono, quella che oggi poi fa parlare della sesta estinzione di massa in corso, che viene descritta come un'estinzione estremamente più devastante, più ampia di tutte quelle che l'hanno preceduta e che, come sappiamo, è dovuta esclusivamente all'impatto ambientale umano, l'impatto ambientale delle nostre società. Quindi nasce allora quella mentalità che poi insomma è perfettamente, si sposa perfettamente con quella della fondazione che oggi ci ospita, insomma questo proprio il concetto di conoscere proteggendo, di conoscere curando e non di conoscere distruggendo, come la nostra tradizione invece a lungo ha fatto. E questo a mio avviso è un discorso che deve riguardare le specie selvatiche, ma deve riguardare, in qualche modo ci deve far porre il problema anche dei molto più di 170 miliardi di animali che ogni anno mandiamo al macello per puro, per questioni di scelte alimentari. Dico molto più di 170 miliardi, perché 170 miliardi è il conto approssimativo che viene fatto sugli animali che vanno al macello, senza contare i pesci, che sono senza, un numero enorme, e senza contare gli effetti devastanti del tipo di pesca che oggi c'è. Partiamo dunque da Gengula. Questa è una foto del suo primo viaggio in Tanzania nel 1960. Questa, mi scusate, ma mi sono tolta insomma l'ospizio, perché abbiamo avuto l'onore di invitarla nel 2014 a Cassino, appunto alla nostra scuola di alta formazione di Cassino, nell'anno in cui lei compiva 80 anni. È stata invitata poi in tutto il mondo e ha avuto un incontro con gli studenti di tutti gli ordini di istruzione, insomma dalle scuole elementari fino all'università, e ha partecipato al nostro corso. Gengula fu la primo essere umano che si reca in Africa con l'esplicito scopo di studiare il comportamento degli scimpanzé in natura, e ha portato avanti poi per decenni questo studio, che ancora oggi viene sviluppato dai suoi collaboratori. Fu anche il primo essere umano che è riuscito a farsi accettare in un gruppo di scimpanzé, senza costrizione alcuna. E poi, come vedremo, insomma, la prima aver fatto una serie di scoperte importanti. Questo è il primo scimpanzé che si lasciò avvicinare da Gengula, dopo circa 2 anni che lei seguiva questa comunità di scimpanzé. Potete immaginare che cosa significhi per un essere umano seguire nella giungla gli scimpanzé che si spostano sugli alberi o in altri modi. Lo chiamava così per la barba grigia, mi pare. E che cosa successe? Appunto, lei seguiva da circa 2 anni questo gruppo. A un certo punto questo scimpanzé si lascia avvicinare e lei prende un frutto e glielo porge. E lo scimpanzé lascia cadere il frutto, prende la sua mano e la tiene. Io credo che in questo momento è importante, non solo soggettivamente, non solo per lei, non solo per quello a cui poi ha portato, è come se in quel momento millenni di rapporto conflittuale, millenni di atteggiamento distruttivo dell'uomo nei confronti di tutte le altre specie fossero stati riscattati. Perché quei due esseri in tutta libertà si danno la mano e se la stringono, e stringono l'amicizia. È appunto un momento di riscatto. Inizia poi da lì un processo parziale, certamente, ma che spinge nella direzione di un riscatto di questo atteggiamento arrogante e distruttivo che abbiamo avuto per millenni. Dicevamo appunto, vi ho già accennato al Gengula Institute. Qual è la situazione di queste nostre specie sorelle? Gengula ha lanciato anche insieme a Fuzz e ad altri il progetto Grande Scimmia, cioè per la protezione, per estendere praticamente i diritti umani anche a queste grandi scimmie. È una cosa che ha creato anche polemiche, perché altri dicono poi ma perché a loro sì, ad altri animali no. In ogni caso, insomma,
Queste specie, scimpanzé, bonobo, gorilla e orango, sono tutte ad altissimo rischio di estinzione in questo momento. Sono state principalmente per la distruzione dei loro ambienti, ma anche per il bracconaggio, per la caccia, insomma, di cui sono oggetto. Qualche dato, appunto. Costa d'Avorio, che è la zona dove vive la maggior parte, insomma, della popolazione totale di scimpanzé dell'Africa, dell'Africa occidentale almeno, negli anni 60 avevamo circa 100.000 scimpanzé, alla fine degli anni 80 erano fra i 12.000 e 8.000, oggi sono molti di meno ancora, nonostante il lavoro che si sta facendo per cercare di proteggere. Parliamo del bonobo, a parte il fatto che la zona dove vivono in Congo da decenni ormai è zona di conflitti continui, di conflitti interetnici, e quindi praticamente lo studio di bonobo si è quasi bloccato per questo, ma comunque abbiamo stime di riduzione della popolazione che arrivano che superano il 50% in un periodo di una settantina d'anni. Per i gorilla parliamo addirittura di una riduzione dell'80% nelle ultime tre generazioni, dovuta anche alla diffusione di alcuni virus come l'Ebola, oltre alla deforestazione e cambiamenti climatici. Un'occhiata all'altra esperienza. Siamo negli anni 50, quando appunto questi tre studiosi decidono di occuparsi di questi macachi dell'isola di Koshima. All'inizio istruiscono una giovane donna che è abitante dell'isola, la quale comincia a dare da mangiare a questi scimpanzé per abituarli alla presenza umana, gli porta patate, gli porta riso, Satsumito. E che cosa succede? Che a un certo punto Satsumito assiste in diretta a una innovazione culturale, cioè a una tradizione culturale che nasce in quel momento davanti ai suoi occhi, che oggi, pensate, dopo 60 e più anni, è ancora viva in quella comunità di macachi, viene ancora tramandata di generazione in generazione. Cioè, che cosa succede? Che una giovane femmina di macaco, che chiamavano Imo, scopre che le patate che gli davano, se lei le prende da terra, che sono tempi a sfrecciare di terriccio, e le butta nell'acqua, diventano più gradevoli da mangiare, si puliscono, diventano più gradevoli. Poi, dopo un po' di tempo, farà un'altra scoperta, scoprirà che se lei invece di portarla al fiume, la porta in riva al mare, la patata, e la butta nell'acqua salata, oltre a diventare a pulirsi, diventa anche più gradevole di sapore. E farà anche una terza scoperta, cioè quella di poter separare il riso che gli danno dalla sabbia, perché il riso è buttato a terra, quindi lei lo prende, lo butta nell'acqua, naturalmente la sabbia va a fondo, il riso va a galla e lei lo può raccogliere. Questa scoperta viene comunicata, viene trasmessa dapprima ai suoi pari, cioè quindi alla sua famiglia, innanzitutto alla madre e poi ai coetanei con cui gioca. Poi comincia a diffondersi fra gli altri giovani, comincia a diffondersi poi fra i genitori di questi altri giovani, fino ad essere adottata da gran parte della comunità e, come dicevo, ad essere tramandata tutt'oggi. Parliamo invece un po' di culture dell'aria, intendendo con ciò innanzitutto culture degli uccelli. E partiamo da uno studioso con cui quest'anno, che quest'anno ci spedirà anche un video per il corso che faremo a Cassino. Kurt Kotschall è stato per molti anni ancora il direttore di questo istituto di ricerca etologica che sta a Grunau in Austria, e quella dove Konrad Lorenz, il fondatore dell'etologia, studiava le oche selvatiche. Adesso ancora si studiano le oche selvatiche, ma anche altri animali, gli ibis, i lupi e i corvi, il corvus corax, cioè il corvo normale, cioè il corvo locale, il corvo imperiale, che vediamo anche noi spesso. Una ricerca che riguarda appunto la loro interazione sociale, la loro capacità di comprendere la mente degli altri e di comportarsi di conseguenza. Di fatto non solo insomma, questi ricercatori di Grunau, ma anche altri studi hanno portato negli ultimi decenni a comparare la intelligenza dei corvi a quella degli scimpanzé, cioè a riscontrare prestazioni cognitive di analoga complessità. Per esempio, gli studi di Bugnar e altri hanno messo in rilievo una serie di giochi di inganno fra i
e di dissimulazione tra i corvi. Cioè, vale a dire, i corvi usano nascondere il cibo, ma nel momento in cui vedono di essere osservati da altri individui che potrebbero andare poi quindi a predare quanto loro stanno nascondendo, usano diverse tecniche di dissimulazione. Per esempio, far finta di metterlo in un posto e poi metterlo in un altro, oppure semplicemente smettere di fare quello che stavano facendo, insomma, far finta di non essere affatto intenzionati a nascondere il cibo. A sua volta l'osservatore usa tutta una serie di tecniche per osservare senza far scoprire che lo sta facendo. E questo riguarda i movimenti rapidissimi degli occhi, come anche fra noi, insomma, accade, no? A volte, cioè, ci si capisce con questi movimenti degli occhi e ci si tradisce anche con un movimento degli occhi, no? L'attenzione per qualcosa. Altri studi hanno mostrato, anche qui, in questo caso anche proprio in natura, ma anche nel caso di Grunau, perché alcuni solo dei corvi di Grunau sono stati allevati a mano, cioè sono stati abituati all'uomo, tutta l'altra parte della comunità sono corvi liberi, anche quelli sono liberi, ma sono corvi proprio selvaggi pienamente. Invece questi altri studi fatti in Nuova Caledonia mostrano l'uso di strumenti fra i corvi, per esempio di due tipi di strumenti simili ai bastoncini che gli scimpanzé usano per prendere le termiti dalle loro tane. In questo caso sono scelti appunto rametti di varia dimensione e usati, insomma, per diverse, sempre per procurarsi il cibo, ma in diverse situazioni. Potremmo citare mille altri esempi, il picchio rosso che praticamente fa i buchi nell'albero e poi ci infila i pinoli in modo da poterli sbucciare comodamente, allora li blocca lì e poi dopo col becco li sbuscia. Altro fenomeno che ha aperto veramente un mondo, una finestra, diciamo, su un mondo che prima c'era sconosciuto, anche questi studi iniziano negli anni 60, cioè si comincia a capire che soprattutto negli uccelli canori, è diffusissimo il fenomeno dei dialetti, cioè quindi di trasformazioni del linguaggio che avvengono a livello locale o regionale o macro regionale. Cioè questo significa che gli uccelli il canarino della Campania canta in modo diverso da quello della Lombardia, in modo ancora più diverso da quello dell'Europa del nord, ancora più diverso da quelli che troveremo in America e così via. Quindi si comincia a studiare appunto questa differenziazione del linguaggio all'interno della stessa specie negli uccelli canori. Qui alcuni studi, cito alcuni studi anche recenti, si parla di dialetti in tutti gli uccelli canori, che sono almeno 5-6 mila specie a dir poco, e poi anche nei pappagalli e nei colibrì. Come viene definito il dialetto? Viene definito appunto come una varietà canora, nel caso del canto, insomma, trasmessa per tradizione comune a tutti i membri di una certa popolazione, quindi trasmesso di generazione in generazione per apprendimento, tramite apprendimento. Come viene definita a sua volta la tradizione riguardo al mondo animale, Winkler, per esempio, che la definisce in modo abbastanza semplice, appunto come tramandare una conoscenza, un'esperienza attraverso un processo di apprendimento. Quindi, diciamo, è una definizione che esclude alcuni tipi di apprendimento, per esempio quello per prova ed errori, in cui un individuo impara una cosa da solo, no? Qui c'è proprio la trasmissione sociale, viene trasmessa dalle generazioni precedenti alle successive. Molti studiosi, io qui cito meno di Ghiere, ma sono tanti, hanno messo in rilievo il fatto che non solo questi linguaggi hanno una loro sintassi, cioè significa che hanno un ordine nel quale gli elementi vengono disposti e che non può essere trasgredito, esattamente, insomma, come il nostro linguaggio verbale. È qualcosa che poi si è capito anche del linguaggio delle balene, come accenderemo, piuttosto che dei gibboni, piuttosto che nei canti dei topi, che noi neanche, insomma, riusciamo a sentire a orecchio nudo, per così dire. Quindi differenze, non solo quindi una sintassi, ma differenze sintattiche tra i dialetti.
Quindi significa che all'interno della stessa specie si sviluppano differenze sintattiche tra diversi gruppi e popolazioni. Esempi di differenze. Per esempio il pigliamosca e macchiato. In Africa è stato studiato molto questo uccello, è stato studiato in parecchie regioni diverse, in particolare è stato monitorato in 9 diverse regioni dell'Africa orientale e si vede che in tutte queste regioni il canto del pigliamosca ha variazioni, variazioni dialettali, che in questo caso, nel suo caso sono ancora abbastanza semplici, cioè consistono nel modificare l'ordine dei 3 suoni di cui è composto il loro canto, di 3 suoni basse del loro canto, quindi 3 note, e trovate che insomma l'ordine fra queste 3 note viene modificato a seconda della regione. Inoltre c'è una differenza che riguarda praticamente la coda del suono, cioè questo canto è composto da 3 note basse più una lunga coda, cioè, o meglio più una coda che può essere lunga, corta, intermedia, insomma ha estreme variazioni a livello, a seconda della regione in cui viene registrato il canto. E devo inevitabilmente insomma andare velocemente, fare solo degli accenni, quindi passo a parlare delle culture dell'acqua, parlando innanzitutto in questo caso di misticeti, quindi di mammiferi acquatici, mammiferi marini, principalmente di balene e di delfini. Quindi di cetacei, insomma di balene e di delfini. Nel mondo dei misticeti innanzitutto troviamo quelle, ormai lo sappiamo un po' tutto, quelle lunghe sequenze sonore che vengono chiamate appunto il canto delle balene. In particolare sono molto studiate quelle della megattera. Il loro patrimonio acustico è estremamente ampio, più ha fatto di fischi, cinguetti, generi, cingoli, ma insomma in particolare sono stati studiati i canti, e innanzitutto i canti di corteggiamento delle megattere, quindi i canti che i maschi di megattera emettono nella stagione riproduttiva e che permettono una soluzione geniale, cioè la competizione per l'accoppiamento avviene, primo, in maniera non violenta, perché avviene attraverso i canti. È il canto più bello che viene premiato. E secondo, è la femmina che sceglie, cioè viene lasciata, non è il risultato di uno scontro fra maschi che fa sì che quello più piuttosto che quell'altro sì, cioè di uno scontro fisico intendo. La femmina sceglie il canto che più la seduce, più le piace. Un canto può durare 20-25 minuti, ma può essere ripetuto anche più volte, quindi possiamo avere ore di canto dello stesso maschio. Possono essere uditi a notevole distanza, complice l'acqua che naturalmente è un conduttore migliore dell'aria, quindi anche a 4.000 km si riescono a udire, loro riescono a udire, noi riusciamo a registrare con strumenti appositi questi canti. Inoltre questi canti si modificano annualmente, e poi subiscono delle modifiche più radicali ogni 4-5 anni, cioè un rinnovamento completo della melodia, della struttura del canto. C'è un fenomeno di mode, per cui un canto nasce in una zona, in certi momenti dell'anno gli individui che vengono da quella zona si incontrano con altri, quel canto si comincia a diffondere e viene quindi recepito, si diffonde in altre zone. Quindi ci sono proprio canti insomma, che durano anche più di altri, più tempo di altri. Poi una cosa qui volevo assolutamente accennare, a che servono questi canti? In questo caso sono canti di corteggiamento, no? Abbiamo detto, ma si è incominciato a capire da poco, per quanto fosse stato appunto intuito o anticipato da qualcuno un po' prima, ma sono proprio 5-6 anni che abbiamo degli studi che ci mostrano che i canti delle balene, in particolare delle megattere, servono anche altre cose. Per esempio servono a scambiarsi informazioni che riguardano i percorsi da fare, le fonti di cibo, i pericoli presenti su questi percorsi. Ed era una cosa che aveva accennato Roger Payne già nel 95, lui è stato quello che ha scoperto praticamente insomma, insieme a un altro studioso i canti delle balene, ha cominciato a studiarli, a registrarli, eccetera. E lui faceva il paragone con gli aborigeni australiani, diceva come i canti degli avi, degli aborigeni australiani, no? Sono portatori di tante informazioni che riguardano appunto i percorsi da fare, i pericoli,
qualcosa di simile si trova nel canto delle balene, o meglio delle megatte in questo caso. E vi dicevo appunto, per esempio, questo studio del 2012 che è stato fatto con dei multisensori, cioè quindi registrazioni, microfoni che possono registrare in profondità, messi sul fondo marino, hanno permesso appunto di distinguere questi canti molto diversi proprio come struttura dai canti di corteggiamento, che secondo le conclusioni a cui sono arrivati questi tre studiosi servivano appunto per comunicarsi a distanza ciò che si vede sul percorso che si sta esplorando. Sono gruppi di maschi che partono insieme per esplorare dei territori e si scambiano queste informazioni durante il percorso. Passiamo a un accenno ai delfini, agli odontoceti, e in particolare appunto in alcune specie di delfini è documentato l'uso dei fischi film, cioè sono fischi che attraverso i quali a tutti gli effetti un individuo dice il proprio nome, dice il nome, cioè almeno questo è, insomma, è quanto oggi si ritiene. Non solo, sono anche gli altri individui che lo chiamano, se vedono qualcuno che si sta avvicinando, chiamano per nome, lui risponde col suo nome e quindi viene riconosciuto come tale. Quindi il fischio film è assolutamente individuale, però ha una marcatura familiare, quindi è come se dicesse anche un po' il cognome, cioè nel senso che viene sempre sviluppato a partire dal fischio film della madre. O meglio ancora, il piccolo sviluppa il proprio fischio film imitando in parte quello della madre, raccogliendo suoni del suo ambiente, suoni anche talvolta non di altri delfini, i suoni che sono presenti nel suo ambiente. Lì mette nel suo fischio, quindi quel fischio diventa qualcosa di individuale che gli permette di essere riconosciuto da tutti i membri del gruppo. Anche in questo caso, quando parliamo di cetacei, di balene, di delfini, parliamo di animali. C'è una situazione drammatica a causa dell'inquinamento chimico, dell'inquinamento acustico, della pesca. Sapete, tutte le balene che si spiaggiano perché ormai non riescono più a orientarsi nei loro spostamenti, proprio per l'inquinamento acustico in questo caso, e non solo. Abbiamo, insomma, i delfini vengono pescati normalmente per accidentalmente, cioè, non mi voglio dilungare per non perdere troppo tempo, insomma, noi sappiamo che normalmente nella pesca contemporanea l'80% di quello che si pesca si butta e il 20% si usa, perché si buttano le reti, se devi pescare gamberetti, tutto ciò che non è gamberetti lo butti morto, peraltro lo fai prima a morire soffocato mentre tu metti le tue relazioni e poi lo butti, e quindi praticamente i delfini, per esempio molti delfini muoiono così, muoiono incappando in reti di pescatori che insomma sono interessati ad altri tipi di animali, ma poi ci vanno in mezzo anche loro. Bene, e le ultime battute della mia relazione invece le voglio dedicare a quelli che appunto secondo me sono gli animali più vicini e più lontani da noi, cioè nel senso che quelli con cui abbiamo più a che fare, ma più a che fare nella maniera più indiretta e totalmente indiretta in cui oggi almeno chi vive in città ha a che fare con gli animali, cioè gli animali che mangiamo, gli animali che molti di noi mangiano almeno, e che quindi diventano parte di noi in questo senso. Ho portato pochissimi dati, esempi, insomma. Il primo riguarda un maiale, si chiamava Floyd, questo maiale viveva in un paradiso per suini, significa un oasi, no? Uno di questi posti in cui una serie di animali che sarebbero destinati al macello o comunque a una vita e una morte violenta, vengono invece salvati e lasciati campare in santa pace finché dura il loro ciclo di vita. Ce ne sono molti anche in Italia. In questo caso, appunto, questo animale viveva in un posto del genere, a un certo punto devono trasferirlo all'animal place, cioè un ricovero per animali, che è comunque quindi un posto attrezzato, insomma, per farli stare al meglio. Che cosa succede? Che staccata, quindi brutalmente, improvvisamente, insomma, dal contesto in cui viveva e dal contesto sociale, insomma, dal gruppo
di conspecifici con cui viveva, questo animale cade immediatamente in depressione, quindi si nasconde nella stalla, non vuole più uscire, non mangia, dice, neanche quando la persona che se ne occupa gli offre grappoli di uva, quindi qualcosa di cui sono ghiotti, non gioca, si limita a lamentarsi a gemere. A un certo punto, quindi, una delle operatrici che invece si era occupata di Freud negli anni precedenti si reca lì e va a vedere che succede. Ma la scena è stata istantanea, nel momento stesso in cui l'animale l'ha vista, il suo comportamento è cambiato immediatamente, comincia a strillare di piacere, ad agitarsi, va verso la macchina, salta sul furgone e si mette lì a aspettare di tornare a casa. Appena è tornata a casa non ha mostrato alcun segno di depressione e insomma, ha ripreso tutte le sue, la sua vitalità e la sua socialità. Si usa dire spesso cervello di gallina, perché sappiamo che il cervello degli uccelli in generale è molto piccolo in proporzione a quello dei maiali, in particolare quello della gallina. In realtà io qui non li ho portati, ma insomma dati recenti degli ultimi 10 anni hanno dimostrato che il cervello degli uccelli è capace di prestazioni complesse quanto quelle dei primati, insomma di tutti. E praticamente a dispetto della sua piccolezza ha tutte le strutture, cioè ha per esempio una struttura del tutto analoga alla nostra corteccia cerebrale, quindi una struttura che permette appunto funzioni cognitive di alto livello molto complesse, ha zone, una zona analoga alla nostra zona di Broca, quindi la zona una delle zone del linguaggio, no? Che permette appunto un sequenziamento del linguaggio molto complesso e così via. In questo caso, per esempio, invece, un dato è puramente etologico. Il gallo domestico, che ha una capacità di inganno, mostra una capacità evidente di inganno, di simulazione di inganno, perché i galli hanno un richiamo specifico che serve per indicare la presenza di cibo. Quindi avvertono le galline del loro gruppo pollario della presenza di cibo. Bene, quando un gallo vede che una gallina si allontana troppo, spesso usa questo richiamo anche se il cibo non c'è, quindi la inganna con questo trucco e la fa rientrare nel territorio da lui, come dire, gestito, diciamo. Ancora un esempio riguardante le galline, qui Barton, che insomma è uno studioso appunto di questi animali, che racconta di questa gallina Edgy che era quasi completamente cieca e che quindi aveva naturalmente difficoltà di deambulazione, era però protetta da un pollo di un'altra razza, da una razza nana di polli, un pollo bantam, e erano divenuti compagni inseparabili, facevano anche le principali attività sociali dei polli insieme, quindi per esempio il bagno di terra, no? Con cui loro si liberano dei parassiti e che per loro è un momento molto importante per rotolarsi nella terra. La sera lui la riaccompagnava al posatoio e l'autore riporta anche il fatto che esattamente una settimana dopo la morte di Edgy, anche il bantam che l'accompagnava cadde da prima in depressione e poi morì. Qualche dato sul consumo attuale di pollame: 60 miliardi di polli all'anno nel mondo vengono consumati. Poi potrei portarne altri, ma mi fermo qui. Avremo modo, se vogliamo, cioè se ci sono curiosità su queste cose, possiamo tornarci nel dibattito. E vi ringrazio ancora una volta.